Tra i ragazzi più buoni d'Italia c'è Alessia Cappellano, 12 anni di statte. Nell'auditorium della sua scuola, la Leonardo da Vinci, è stata insignita del premio della bontà Hazel Marie Cole. Alessia, alunna della seconda A, è stata segnalata dalla scuola all'organizzazione del premio attraverso una lettera scritta dalla mamma di un suo compagno di classe, Luca, colpito a soli 5 anni da una grave malattia oncologica. Allora, in pratica ho aiutato il mio amico Luca dalla terza elementare, che gli ho dato i compiti. E ogni giorno, cioè non proprio ogni giorno, però o veniva la mamma di Luca o andavo io a consegnargli i compiti che servivano da fare. Che cos'è per te questa amicizia con Luca? Beh, tutto, perché sì, cioè, da quando l'ho conosciuto ho capito che era molto in difficoltà, quindi l'ho voluto aiutare. La rappresentante del premio a livello nazionale qui a Statte, la signora Gilda Pianciamore, perché avete scelto la figura di Alessia, questa bambina che ha aiutato un suo compagno di scuola? La nostra fondazione si occupa di dare un premio particolare ai bambini, ai ragazzi che si distinguono per atti di bontà. E devo dire che la segnalazione di questa bambina è stata da parte poi della mamma di Luca, che è un bambino particolare, speciale, che ha permesso una socializzazione splendida alla sua classe. Alessia è stata, attraverso quella segnalazione ci siamo resi conto che era una bambina speciale, soprattutto perché tutto quello che ha fatto l'ha fatto in gran silenzio, con molta attenzione. Io sono particolarmente contenta che questo, che è il mio primo anno di dirigenza e il primo anno in questa scuola, sia iniziato in questa maniera così bella. Questo premio può sembrare una piccola cosa, è un atteggiamento, è un comportamento, è una dimostrazione di affetto che la bambina dà al suo amico oramai da 6 anni, per cui è veramente uno stile di vita da apprezzare, e da apprezzare anche le famiglie che sono dietro a tutti e due i bambini e che hanno saputo crescere dei bambini di questo genere. La scuola non può fare altro che esserne contenta